E finalmente eccoci con quella che è la seconda e ultima parte della nuova storia del DLC numero 12, ovvero il Legendary Pack numero 1 appena uscito su Xenoverse 2. Vedremo quindi cosa accadrà in queste nuove faglie temporali di Fu, quindi prepariamoci ad un finale veramente assurdo. Lasciate un like ora se volete tanti nuovi video su questo DLC, iscrivetevi perché molto presto arriveranno anche i showcase dei personaggi e godiamocelo. Mamma mia ragazzi, nuova storia che continua! Fu, cosa stai combinando? Cioè ragazzi, ma che sta succedendo? Guarda sto Janemba! L'ha potenziato in una maniera devastante. E non credo solo questo. Ho visto i trailer e li avete visti anche voi. Vabbè ragazzi, ora che si fa? Mi raccomando ragazzi, recuperate l'episodio precedente perché lì c'è l'inizio di tutte queste nuove faglie temporali, l'inizio della nuova storia. Quindi affrontiamo questi nemici. Con la faglia temporale precedente avete avuto la meglio, così ho pensato di modificare qualche variabile e vedere che succede. Chissà quanta energia riuscirà a generare. Siete emozionati, vero? Perché lo sono io, perché io lo sono. Quindi qua ragazzi finalmente abbiamo anche Pai Quan, che stavolta sembra essere un alleato. Comunque gli avversari sembrano essere difficili, quindi... Anzi, molto resistenti e ce ne sono addirittura 5. Non mi aspettavo... cioè mi aspettavo fossero tanti, ma non così resistenti. Mi aspettavo un mini esercito, ma gestibile. E invece ognuno di questi devi combattere un bel po' per buttarlo giù. Ce ne sono un sacco, è vero, ma pare che sia il loro unico punto di forza. Sono un po' resistenti, ma nulla di impossibile, ragazzi, chiaramente. E... non è una goccia nell'oceano, sono troppi. Se ci fosse Goku e gli altri a dare una mano... Ragazzi, noi dal trailer abbiamo visto qualcosina, però non dico nulla, perché magari qualcuno del trailer non se l'è voluto spoilerare. Quindi, vediamo che succede. Oh, guarda sto Janemba! Uno degli Janemba mi ha attaccato alle spalle, ma che è? Come vi permettete, dico io? Attacchiamolo. Questo lo concludiamo, buono. Guarda ancora che sembra alle spalle. Sti vigliacchi. Andiamo a ricaricarci ulti... Guarda, guarda, ma quanti ce ne stanno? Why you? Ah, ma io ne devo battere... Cioè, sono più di 3. Ne devo battere 5 in totale, ma ne combattono sempre 6, 7, 8, quanti ne sono, lo so. Andiamo a vedere. Purtroppo col Super Sembo evoluto, ragazzi, cioè, l'energia cala troppo. Veramente a picco. Ci sono dei metodi per mantenerla, però... volevo fare il tutto in maniera più naturale possibile, proprio come un vero Super Saiyan Blue che perde energia un po' alla volta e così via. Io credo che in ogni caso quel Janemba che ho puntato fino ad ora potrebbe fare una bruttissima fine a momenti. Buttalo via e poi lo concludiamo. Ottimo. Ricarichiamoci giusto in tempo prima che finisse il Super Saiyan Blue evoluto. E poi vediamo che succede ragazzi, perché sti Janemba diciamo che hanno anche un po' rotto le scatole. È arrivato il momento di combattere sul serio. Guarda, guarda, si teletrasporta, tutti sti bei giochetti. Devi dire che, ecco, mi riattaccano alle spalle. Chi era che mi attacca alle spalle? Lui. Guarda, 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 ancora. Fra, è impazzito. Stamina break. Buttalo giù. Va bene, non gliela faccio adesso la suprema. Vabbè, nel frattempo ha recuperato. Mi sono giocato male qua qualche combo, ma fa nulla ragazzi. L'obiettivo era buttarlo giù e ce l'abbiamo fatta. Andiamo contro quest'altro Janemba che forse è l'ultimo che dobbiamo sconfiggere. Non saprei. Vado ancora così. Mamma mia, Wagyu, ma quanta energia gli ho tolto. Parati. Sapevo che non sarei riuscito a resistere. Ci ho sperato, ma purtroppo è andata così. Vai Joseph, ripigliati. Combattilo. Oh Joseph, ma Trunks, ma aiuta qua o no? Andiamo a vedere che riusciamo a fare. Ultimo attacco. Sei alla fine. Resisti. Boom. No, niente boom, vai. Ho fatto un boom ma poi non ha colpito nulla. Non finiscono più. Di questo passo verremo sopraffatti. No, dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere. È un vero problema. Se solo ci fosse un guerriero in più al loro fianco.
Ben detto, vecchio Caio, e chi arriverà? Dare kakimasu. Kono ki wa Goku-san naru ka? Oi! Botto suru na. Sotte itta zo. Maron! Mamma mia! Gohan-san. Trunks. Dove sei qui? Io adesso esigo davvero delle spiegazioni, Che sta succedendo qui? Cosa hai fatto? Ti avevo detto che questa faglia temporale era diversa, ricordi? Questo è l'inferno del mondo del futuro in cui vivevi, Trunks! Fra? Non si tratta proprio di quel mondo. E più che altro una sua copia, insomma, non fa parte della storia reale. Però sai, è comunque divertente stare qui, no? Ragazzi, ma che ha detto? Ce ne sono un'infinità. Forse escono da una specie di generatore? Un generatore? Già, deve essere così. Non hanno mai smesso di venire fuori. È vero. Quindi forse ce n'è uno originale ed è questo Janemba? Possibile? Non è da escludere. Perché questo è proprio quello super villain. Gli altri non erano super villain, mi pare, no? Gohan, giusto? Sei un combattente abile. Dove sei stato tutto questo tempo? Non ricordo di averti visto nell'aldilà. Beh, io sono appena arrivato, quindi... So che dovrei essere qui, ma sento che c'è qualcosa di strano. Gohan, spiegati! Dacci spiegazioni! Dovresti venire sul pianeta del Grande Reccaio. Lì troverai guerrieri da tutte le linee temporali. Avrai sempre qualcuno con cui allenarti. Davvero? Allora ci andrò di sicuro. Perché voi due state qui a cincischiare? Non cincischi. Anche se immagino che Gohan ne abbia passate un po' troppe. Forse merita una pausa. Sì, vabbè, ma non adesso. Finiamo il combattimento. Scusa, vecchio Caio. Che stai a di? Combattiamo prima. Concludiamola. Ragazzi, l'intervento di Gohan in primis è stato provvidenziale. E poi, oserei dire inaspettato, dai trailer qualcosina già l'avevamo visto, quindi lo sapevamo, ma volevo capire meglio la situazione. Stai moggio, Janemba! Sei bustato? No, vabbè, ha recuperato tutta la vita. È tornato, ma infatti... Attenzione, cosa? No! Ma no! Ma che è sto fatto, mo? Fermiamolo. Chi arriva? Pensavo di aver chiuso quella faglia temporale. Cosa sta succedendo? Non perde vita! Forse qualcuno sta cercando di entrare passando dall'altra parte. Chi è? È lui! È Goku! Grazie per avermi aiutato. Un momento, dove mi trovo? Ah ragazzi, ma è venuto dal torneo del potere? Che abbiamo visto nello scorso episodio! Gohan? Ora capisco! Wayuma, che... State affrontando questo tizio, eh? Mamma mia ragazzi, ma che sta succedendo qua un bordello? Super Saiyan Blue! Wayuma, mamma mia! E quella trasformazione? Te lo dirò più tardi, dobbiamo andare. Sei pronto a combattere? Dovete essere pronti qua, ragazzi, Mamma mia, tutti contro di lui e riesce a resistere. Vai, Gohan! Si è gasato pure lui, lascia fare a noi. Consideralo un segno di riconoscenza per aver salvato il nostro universo. Ma veramente? Combattono loro? Al posto mio? Io voglio intervenire, che non mi sto assolutamente con le mani in mano. Ho fatto pure una parata perfetta, scusami. Di certo non sto a guardare, Goku, non devi mai pensare a una roba simile. Anzi, aiutiamoli, poi forse loro gli daranno un colpo incredibile e impressionante dopo, ma... Benissimo, stamina break perfetto. Comunque lui perde veramente poca vita, ragazzi, devo dirlo. Ne perde veramente poca. Nonostante tutto, noi siamo qua, proviamo a distruggerlo, anche gli altri vedo che stanno facendo un ottimo lavoro, quindi veramente non male. Vai così, adesso siamo nelle fasi finali, vai giù. Provo prima in questo modo, furia divina, purificazione.
Wagyu, questa fa sempre un botto di danni. Janemba, caro mio, te ne faccio altre due. Sei finito, più o meno. Mi ha colpito, volevo pararmi. Mamma mia, che teletrasporto che non si aspettava. Vai, vai, vai. Insistiamo per bene qua, aia. Buttatelo a terra e vado io di final Kamehameha. L'ho colpito un po' sì e un po' no. Devo essere sincero, ma io ho recuperato vita. Ho recuperato vita. Effettivamente sì, ma mica in effetto del Super Saiyan Blue. Me lo sarei ricordato. Poi magari fatemi capire voi ragazzi se mi sono perso qualcosa, ma non credo. Non so perché ho perso appunto il Super Saiyan Blue. Va benissimo. Andiamo con un'altra Final Kamehameha, lo becco? Si è spostato. Mannaggia ragazzi, devo fare molta più attenzione. Se Final Kamehameha lanciate così, non vanno bene, assolutamente. Vai che ci siamo quasi. Insistiamo su Janemba ragazzi, perché ce lo possiamo portare a casa come se niente fosse. E ci siamo? Fra... Ma guardali! Ragazzi! Combattono insieme. È lui. Kamehameha padre figlio. Vabbè ragazzi, mamma mia ragazzi, spettacolare. おかげで今回の実験は大成功だ。どうして彼は防いだはずなのに。逆だよ。君たちがジャネンバを倒してくれたおかげで完成したのさ。なんといってもここは本来ジャネンバが現れなかった世界だからね。 嘘でしょ。まさかあれって他の世界から連れてきたジャネンバ。その通り。さあ、ほら、見てごらんよ。一体どれだけのエネルギーが手に入るかな。 Guarda! Ma che sta a fa? それじゃ、僕の目的は達成されたからね。 Bye bye. No! Vai Trunks. Missione compiuta, grado S. Secondo me ci sta, illustrazione 83. Ottimo. Cosa? Non ti ricordi? Dare la caccia a Fu mi ha fatto dimenticare tutto il resto. Pensavo proprio che l'avremmo acciuffato. Forse Fu ha fatto qualcosa. Non ne abbiamo le prove, ma ci toccherà aspettare che faccia la sua mossa. Purtroppo però questo ci lascerà un passo indietro. È frustrante, ma dovremo aspettare. Fu è da non credere, la prossima volta che lo vedo sarà nei guai. La storia quindi si conclude qua ragazzi, è stata breve ma intensa. Avrei voluto giocare molto di più, ma probabilmente vedremo nuova storia in quello che sarà il Legendary Pack numero 2, che uscirà fra un bel po' di mesi. Nonostante ciò abbiamo ancora tanti nuovi contenuti come personaggi, missioni parallele, cose da sbloccare. Quindi ragazzi avremo tanti bei video incredibili. Mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi ora, guardate altri video che sono ora a schermo e alla prossima. Ciao!